braccia e le gambe se ne vanno. Bene ragazzi, eccoci qua, altro video, oggi siamo nel bosco, guardate qua, che spettacolo. Guardate che spettacolo, i boschi, foglie dappertutto, non vedete neanche dove andate, rischiate di cadere ogni curva che fate nei sentieri. Ma è quello il bello di mettersi alla prova e vedere come sono i propri limiti. Il beta è qua, oggi video dove andremo un attimino a fare un sentierino qua dal bosco che poi va giù, può anche pericoloso, c'è un punto un po' pericoloso in discesa, andiamo a vedere un po' com'è la situazione adrenalinica. Sto sentiero tracciatino così non è proprio bruttino, adesso si è un po' anche asciugato, però è una zona dove c'è sempre umido. E c'è sempre bagnato, volevo un attimino andare a provarla perché merita. Troppo bella, mi piace troppo questo, proprio essenziale, sembra proprio una bicicletta col motore. Comunque, al di là di tutto, se vi piacciono questi video, se vi piace sentire il sound al due tempi, le endurate, gli off-road, i giri su strada che arriveranno all'inizio della prossima stagione, perché ormai quando viene freddo io mi fermo, sento sicuro sull'asfalto a fare pieghe così, tornanti. Non mi piace. Mi piace andare a fare queste endurate nei... Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per restare sempre sintonizzate, ci sono le playlist di tutte le moto. Ho iniziato a fare un po' di live perché ho visto che c'è anche un buon riscontro e poi mi piace perché almeno sono a contatto con gli iscritti, con voi e si riesce un attimino anche chi vuole farmi delle domande dal vivo, è una cosa più diretta, non è la solita cosa montata dove magari tagli, quello che viene fuori si dice è una bella cosa, a me piace e ne usciranno ancora perché quando ci sono delle moto interessanti, c'è qualcosa da parlare, qui ci tengo, faccio le live, le annuncio nei post, dunque dovete iscrivervi e attivare la campanella con i due segni per avere tutte le notifiche, se no non lo sapete. Solita premessa, solita solfa. Andiamo a fare questo giro in mezzo al bosco d'autunno, andiamo giù in discesa per vedere questo sentiero un po' pericolo da venire in su. Voglio farlo al contrario. Dai, Neri, partiamo. Bene ragazzi, partiamo. Una soddisfazione, una maneggevolezza, non stanca. Sospensione anche le senti quando modifichi il click. È veramente... Vediamo, dovrebbe essere questo se non mi sbaglio. Sì. Cazzo, sono cadute tutte le foglie. Non si vede niente. Bellino questo, eh? È bellina questa. Quella fanga fanga, attimino. La trazione paurosa, siamo sempre a questi tracciati qua. Quella 06 05 dietro e il tubeless è una bomba, cazzo, una bomba il tubeless, ragazzi, non c'è niente da fare. Mi piace con le foglie perché è una sfida, non vedi niente. Mi piace. Adesso inizia la discesa, andiamo da un paese all'altro tramite tra le montagne, inizia la discesa e incontriamo sempre qualcuno qua nel bosco. Adesso è il periodo di novembre, ci sono anche i cacciatori, ma pomeriggio qui c'è il mega canalone che non mi fido a fare perché se rimaniamo incastrati lì siamo nella merda e allora la schiviamo di qua, la schiviamo. Schiviamo di qua. Cazzo, la strada qua una volta era questa. Cazzo, si è stretta. E con tutte le piogge e tutto. È un casino, si devasta tutto. Anche qui c'è questo spazio pericolo qua. Questo canalone. Cambiato tutto. Il tempo modifica tutto. Mi stavo anche per imbarcare giù nel canalone. Stavo anche per andare giù nel canalone, cazzo. Oggi non sono proprio in forma, in forma.
bruttina questa discesa, poi con le foglie non si vede un cazzo, velocità molto ridotte, c'è molta più trazione dietro, frena molto di più anche la ruota dietro. Braccia e le gambe se ne vanno. Vediamo se riusciamo un attimino a prendere il ritmo. Devo cambiare gomma davanti, dai. Adesso poi è finita, è dura. Scappa via. Scappa via. Bella però. Ho voluto provarla in discesa, ma la faremo anche in salita questa, perché è proprio entusiasmante. C'è un po' di tutto. Bello, 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 bello. Stiamo attenti che non venga su qualche... Se viene su qualche endurista da giù, ci scontriamo. Che col casco non si sente niente, col rumore del due tempi. Qua ci sono dei canali nuovi. Wow, bellissimo, bellissimo, anche da fare in salita, fantastico. Bellissimo. Bellissima questa. Quella, cazzo, che trazione. Che trazione, cazzo. Cioè, mi si è impennata la moto col 04. Puttana. Questi tubeless qua, ragazzi, sono una roba fuori di testa. Questo è il pezzo devastante. E venire in su da soli è devastante, non so se rende, ma ci sono già delle tracce, qualcuno è venuto su, ma in due ce la si fa. Andando giù, venendo su in due a darsi una mano, si riesce. Io da solo non voglio rischiare. Questo pezzo è quello brutto. Questo pezzo è quello brutto. Perché non c'è appoggio e si è scavata tutta. Bellissima, bellissima, bellissima. Veramente, veramente top. Questa traccia qua è veramente top. Bene ragazzi, oggi mi sono proprio divertito con questo giro, cazzo, mi è proprio piaciuto questo sentiero in discesa, veramente bello, l'inizio un po' in salita, un po' nel bosco, un po' bagnato, un po' di fango, un po' di terra molle, poi ho cominciato la discesa, sempre così, e poi un attimino di canaloni, e poi dopo
e tutti i sassi smossi, andare giù in discesa, che sono durati un attimino, un bel chilometro o due. Bello, mi è piaciuto veramente. Ecco, il Beta è lì, il Beta è qui in mezzo. Abbiamo fatto la nostra bella sudatina, ci sono 10 gradi, 12, top. Sono vestito anche forse, perché dopo nel fare il trasferimento metto qualcosa in più, si tende un po' su. La discesa fa sudare, non sembra. Braccia e gambe, devasta, va bene? No problem, faccio. Dovrebbe allenarsi un attimino. Comunque, Beta top, trazione top, come dicevo nell'altro video. Andate a vedervi l'altro video che ho fatto del test Tubeless 2. Qui adesso ho ancora la gomma davanti vecchia Maxxis, ma adesso la cambio perché sta perdendo i tasselli, è finita, mi ha rotto il cazzo. Cioè, veramente stufato perché è dura, poi dopo non voglio la sensazione dei due Michelin. Comunque, Michelin, tasselli, già fatto un paio d'ore, sono ancora belli, eh. La gomma pagate qualcosina di più, ma a trazione morbida, dura. Se trovate l'offerta con 90 euro la portate via. Dopo a volte a 110, dipende, 100-110, ma una gran gomma, Michelin medium, per tutte le situazioni. Il Beta nel top mi esce la benzina dal tappo, colla giù tutta la benzina dal tappo, ecco, non tiene tanto il tappo del serbatoio, colla giù anche qua sotto dal motore. Devo vedere un attimino cosa posso fare. Comunque, se vi piacciono questi video, vi piacciono le endurate, i giri col 690, che adesso l'anno prossimo non c'è più, però andate a vedervi tutte le playlist che ci sono nel canale. Iscrivetevi, attivate la campanella e mi raccomando, andate giù a vedere il link in descrizione per aiutare il canale. Ci sono gli abbonamenti, super grazie se volete offrirmi un caffè, una birretta, un qualcosa. Dai, ieri, ci vediamo alla prossima beta o con la moto che arriverà, chi lo sa, questa prima.